La palestra della mente, il canale di spettro, e io almeno la vedo così e l'ho impostato in questa maniera. Poi sono i metodi che io uso che moltissime persone non capiscono. Non capiscono. E guarda caso, sono sempre le persone con 67 lauree con 11 diplomi, eh, scienziati che vanno e vengono, allora, cerco di fare chiarezza ancora una volta sul canale di spettro. Se io vi dico cinque cose, di queste cinque, dico la prima ed è giusta, dico la seconda ed è giusta, la terza ed è giusta, la quarta ed è giusta, nel, nel mezzo, in mezzo ci metto una stronzata. Che cosa succede? C'è un proverbio che dice, fatti il nome e vai a rubare perché poi quando ah, ci saranno le indagini dice ma no ma quello ma spettro ma spettro è onesto ma non può essere lui ok e questo è un, un problema della mente umana è un grosso problema perché quelli che veramente vogliono derubarvi ok quelli che vogliono fottervi fregarvi non sono così cretini da fregarvi ogni volta li scoprireste subito. D'accordo, seguitemi nel discorso. Li, fregare, cioè, li, li, li scoprireste subito. Infatti c'è il proverbio che dice, fatti il nome, fatti il nome, fai il bravo, fai vedere che sei onesto. Anzi, se, quello, se, se tu ti vuoi guadagnare la fiducia di qualcuno, eh, prendi dalla tua tasca 10 euro e ci dici a quello, guarda hai perso 10 euro, chi è? Perché tu già sai che ce ne devi frega 100 dopo. Ok? Allora, come si fa a, a, a cercare di non essere fregati? Bisogna dubitare di tutto. Allora, questo canale dubita di tutto, Spectro mette... Io prendo anche le cose più evidenti, le cose più evidenti. Il fatto di dire per assurdo, che noi possiamo vivere in un, in un ologramma, alla matrix, non è incoerente nel canale di spettro. Non è incoerente, anzi, è coerente alla perfezione. Perché? Perché è una teoria. È una teoria che non si può smontare, fino a prova contraria. Ed è giusto che una mente aperta ne tenga conto. Spesso e volentieri... Mi ritrovo, cioè il complottista, cioè mi ritrovo a parlare con, come complottista e come realista, no? Qualcuno dice che faccio un guazzabuglio, ma in effetti è anche un'altra prerogativa del mio canale fare questi guazzabugli, ma che cosa sono i guazzabugli come li ha definiti Angelo? Sono una serie di cose a grand'angolo che ti fanno capire che in mezzo ci può stare la cosa... Reale, ma, ma, ma altre cose non sono reali. Il guazzabuglio è quello, secondo me, che voi sentite quando accendete la televisione e eh, io lo ripropongo qui, ma io voglio sapere, no, la differenza tra la televisione e spettro. Che spettro è un pazzo che fa ironia e vi fa capire che molte volte spara anche stronzate, ok? che le sparo di proposito molte stronzate per farvi capire per farvi fare la palestra della mente per farvi capire che su dieci cose ci possono stare cinque stronzate e a cominciare anche a scinger dicevo, oh, vabbè sarà pure una stronzata però aspetta cioè ragioniamoci tutti questi scienziati no che se tu veramente sei sicuro di tutti i, i 30 40 anni che hai studiato non vai sul canale di Tino Tinelli non vai sul canale di Tommix perché per te la televisione è oro colato la scienza è oro colato gli americani sono stati sulla luna ok ma anche no ma anche no perché ci sono delle cose che qualcuno ha messo in discussione se era per gli scienziatini che ci hanno 16 lauree Nessuno avrebbe messo in discussione, dicevo, vabbè, ma, ma quelli sono andati con un trabiccolo annastrato con lo scotch e la carta argentata, no? Oh, ma io ho studiato, io ho studiato, no? Ma è tutto a posto. Chi è che ha messo in discussione il trabiccolo con lo scotch e la carta argentata? Chi è che si è svegliato una mattina e ha detto, cazzarola, ma ste torri gemelle, sta eri? ma come hanno fatto a crollare? Non di certo uno con 16 lauree, non di certo uno con 16 lauree. E qua torniamo al discorso del cervello diviso in due, il pazzo scriteriato che vede tutto anomalo e deve dire, no, ma per me no, per me sì, cioè, e crea casino, ok? Il complottista. E l'altra parte del cervello che riordina tutte le idee, eh? E cerca di ragionare, dice no, ma guarda che tu sbagli, poi piano piano, piano piano esce fuori l'idea, l'illuminazione, dice ma lo sai che sto pazzo scriteriato forse a qualcosa ci ha azzeccato, fammi fare due conti, io che so fare i conti, quello i conti non se li sa fare perché è scemo. Ok, però intanto scemo che sia, eh, guarda che cacchio è andato a vedere: oh. le Torri Gemelle, oh. guarda che cacchio è andato a vedere eh, la, 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 che ne so, la terra piatta e il Big Bang. Che io pensavo che il Big Bang era vero, me l'hanno spacciato come legge, come legge, però continuano a dire la teoria, la teoria, la teoria. La parola teoria io non ci faccio più caso, per me è legge, invece no, invece no. È la teoria del Big Bang. È la teoria dell'evoluzione. E voi che ci avete 66 lauree, la parola teoria non la vedete più. E quindi dovete fare un po' di palestra. Palestra mentale. La palestra mentale, che a molti altri, non occorre. Non occorre perché da profani, quando vanno a di teoria. Ui, ma questo qua dice teoria, invece per voi il teoria diventa realtà. E combattete a spada tratta per dire: Ecco sì, tu sei cretino, Spectro. Eccola la palestra mentale. È giusto, è una teoria, potrebbe essere anche vera. Ma anche no, e lo dicono loro stessi: è una teoria. Allora dici tu, vabbè, ma tu, Spettro, vai a toccare i pianeti, la Terra, Ci siamo stati, su, su, abbiamo visto, abbiamo mandato. Ci sono i satelliti, sì, ci sono i satelliti, siamo stati dappertutto, abbiamo mandato satelliti in orbita su altri pianeti, eh, ma anche no, cioè nel senso che facciamoci sempre, sempre un dubbio, perché se io mando i satelliti e ti dimostro che ho mandato i satelliti in orbita, che ho fatto tutto il resto, in mezzo a quella serie di cose vere... Ci posso mettere pure qualche stronzata, qualche cosa, no? È giusto? Ecco, il dubbio, non prendete tutto come oro colato. Allora il canale di Spectro è una palestra, perché cari laureati, cari scienziati, cari musicisti, cari tutto quello che volete che siete sicuri come me, siamo sicuri di quello che conosciamo, ok? Mettiamo in dubbio un po' di cose, perché poi quando andiamo a, a guardare la televisione, la televisione o la radio o i mezzi di informazione ci sembreranno molto molto diversi. Eh, in mezzo a quelle 3-4 cose buone che possono dire che diluiscono il minestrone, come dice Angelo, il guazzabuglio Angelo il mio è un guazzabuglio voluto. Eh, che fa parte del canale il guazzabuglio di spettro serve a vedere i guazzabugli del sistema è una palestra per la mente ti ho già spiegato che se tu dall'alto della tua eh, che, che ti devo dire intelligenza dall'alto della eh, tua eh, che ti devo dire cultura ti trovi in questo canale Te, come tutti gli altri, Igor, eh, Tempesta, eh, io lo so quanto valete, io lo so chi siete, capito? Il problema è che voi avete soltanto la mia facciata davanti e non sapete chi sono io, a prescindere da come parlo, dall'ironia, eccetera, eh, non sapete chi sono io, voi vi dovete fidare di quello che vedete e qui già è un grosso problema, perché la stessa cosa lo fa la televisione, la stessa cosa la fa il sistema. Ok? Siamo d'accordo fin qui. È il sistema che fa queste cose. Io lo faccio apposta, ma per farvi capire che quando. O per far capire ad alcuni di voi che ancora non l'hanno capito. Ok? Che quando sentite le notizie le dovete mettere sempre in dubbio. Ok? E questo fa il complottista. Poi, con calma, se ne parla. Ma se non ci fosse stato un ignorandone. Che dicevo, oh, ma queste torri gemelle sono complottati che me non sono stati loro se non ci fosse stato quello, le torri gemelle erano state abbattute da due aerei. Se non ci fosse stato que quelli là, il lo sbarco sulla luna del primo, poi magari dopo ci saranno pure andati. Ma il primo è su. Eh, è ridicolo. E io ho capito che voi volete combattere per dire no, perché è vero, no, perché è vero ho capito, ma è ridicolo, signori, è ridicolo. Hanno detto anche i russi quando hanno visto lo sbarco sulla Luna americana si sono fatti quattro risate. Parliamoci chiaro, ok? Non puoi andare a fare le fotografie sulla Luna con Nassenblad. Se conoscete le macchine fotografiche, con la pellicola. La pellicola lavora a una differenza di 30 gradi massimo di escursione termica. Ma per favore, un guanto di gomma, se tu te lo metti e c'è l'aria dentro, quando vai in assenza di pressione atmosferica, il guanto ti si fa come un pallone. E c'è stato quello che ha progettato i guanti per le tute spaziali, che, la, che, che abita dentro una roulotte, non mi ricordo dove, non si riesce manco a capire, o trovai un video su internet che fece proprio l'esperimento. Cioè, questo è il guanto che si usa con le, con le tute spaziali. Guardate qua, l'ha messo dentro una camera senza aria. Questo guanto è diventato un pallone. Ha detto: posso, Volete che cambiamo materiale? E che materiale ci mettiamo qua? Qui non ci possiamo mettere nessun materiale. Poi provate a fare una fotografia con questo guanto. Cioè, è impossibile adoperarlo perché la pressione stessa, con la pressione interna e la pressione esterna, tendono a dilatare. Quindi fai anche fatica a chiuderlo. Ci sono dei problemi oggettivi. Che voi potreste provare in 5 secondi... Eh, avranno risolto dopo in qualche modo... Ma parliamo nello specifico... Quel tipo di guanto di gomma... Ragazzi... C'è sta la carta argentata... E il nastro isolante... Su, Sull'astronave... Su L'Ender... Le, le, come cacchio si chiama... Cioè... Dubitate... Il canale di spectro... è una palestra per la mente... Per dubitare... E poi... Vi dico solo una cosa, se io dicessi veramente tutte queste stronzate, pure stronzate, ma perché tutti sti scienziati stanno sul canale? Ma perché voi che siete colti state sul mio canale? Avreste detto subito questo è pazzo, ma che ci scrivo a fare? Invece mi scrivete papiri, papiri, papiri di roba, papiri di roba. Ma io la conosco quella roba, non sono ignorante, ve lo giuro, non vi preoccupate e siete voi che non avete capito con che spirito io parlo. Datemi altri input di cose reali in che poi voi non pensate proprio che e io dico il contrario. Dico il contrario. È l'essenza del complottismo. L'essenza del complottismo. Perché dico il contrario? Perché voglio che voi mi spiegate e che fate lavorare la mente Davanti a un complottista non è che bevete come avete fatto per 40 anni, è così, i libri, e beh. Perché ricordatevi, i dottori per esempio, i grandi medici che curano le persone, anni e anni fa, eh, che oggi dicono che è la scienza che fa durare tanto le persone, che fa campa tanto le persone, anni e anni fa, io feci, ho fatto anche un video su questo, anni e anni fa i dottori consigliavano di lavarsi massimo una volta l'anno. la scienza ufficiale del tempo consigliava di lavarsi una volta l'anno e c'erano un miliardo di malattie e se moriva poi si sono inventati vari... Per cura quelle malattie, ma dal momento in cui loro si sono cominciati a lavare, eh, le malattie sono scese e sono finite. Ce ne sono pochissime oggi, come oggi, di malattie, ok? Bisogna crearle le malattie, le devono creare per farle le malattie, capisci a me? E eh dai ragazzi, ancora, no, ancora state a pensare ai numeri alle formulette? ancora non avete capito il canale di Spettro a che serve? Ancora non avete capito chi è Spettro? Un abbraccio.